Siamo a Bologna per una serie di interviste sul senso della vita ai giovani tra i 20 e i 30 anni. C'è Lorenzo, di 24 anni. Iniziamo Ciao. con la prima domanda. Qual è la tua posizione rispetto ai valori tradizionali trasmessi dalla famiglia, dalla società e dalla religione? Beh, diciamo che sono nato in una famiglia di formazione cristiana cattolica, no? E quindi non praticante, però la linea era quella, quindi sono stato cresciuto con determinati valori di rispetto dell'altro, sempre comunque di valori positivi, non so come dire, non di prevaricazione o non di altro, però vedo guardandomi intorno che questi valori iniziano un po' Scarseggiare, a cadere, sì, a a cadere. sgretolarsi. Ecco, sento che non, di non avere un riferimento, questo Questo sicuramente si può lo dire so. che questo non è né una posizione né un valore, ma si può dire che è una po non posizione, il fatto di non riuscire a trovare un riferimento, si può dire che è una non posizione dei giovani di oggi, della nostra generazione, secondo te? Sì, si può dire. È una posizione anch'essa alla fine. Credo che sia una posizione non avere una posizione. Cosa riconosci invece come valore rinunciabile per te, quindi nella tua vita? Ad esempio, alcuni decenni fa era ancora chiaro il significato di valore assoluto. In questo senso le ideologie, i grandi movimenti storico-politici, il valore della religione, i credo filosofici, sia da quelli positivisti, sia anche al nichilismo che veniva teorizzato. Quindi parlo di tutto il periodo, diciamo dagli anni 30 in poi, soprattutto anche i 60-70. Secondo te, per un giovane di oggi può esistere un valore assoluto a cui fare riferimento? Quindi sia in generale, poi proprio spostato su di te, se esiste per te un valore assoluto, valore anche in senso di qualcosa che magari non viene segnalato come valore, ma che per te è rinunciabile. Certo, per me un valore irrinunciabile, un valore irrinunciabile per me, non so se si possa parlare di valore, però io sto molto bene quando sento unità in una situazione, quando sono insieme a tanta altra gente e non ci sono pensieri, ma le parole vengono fuori da sole, magari anche in un bel posto, non lo so, ma non necessariamente, non so se chiamarla unione o fratellanza, però. Secondo te questo ha a che fare col fatto di sentirsi a proprio agio, semplicemente, o individui qualcosa di più? Perché cioè, questo sarebbe qualcosa di rinunciabile per te? Beh, sentirsi parte di un gruppo è forte come sensazione, cioè non è una sensazione positiva che mi nutre abbastanza quando per esempio canto da un annetto circa con delle amiche e quando vengono fuori belle cose c'è qualcosa di forte che sta accadendo, non so se sia un valore, però. È una sensazione piacevole e irrinunciabile per me, quella del. Forse in questo senso più che cioè la sensazione accompagna il fatto della soddisfazione, che non è solo una sensazione. Soddisfazione può essere legato sia a una sensazione perché è piacevole, però soddisfazione perché c'è il senso di aver prodotto e creato qualcosa di Sì. bello, di utile, di Sì. puntini puntini. Quasi sicuramente, però mi succede anche di provare soddisfazione quando non creo niente di utile, ma semplicemente sto bene con qualcuno e ci parlo senza filtri. Quindi la soddisfazione è più un irrinunciabile perché è un piacere? O la soddisfazione è qualcosa di più intrinseco all'animo umano che significa qualcos'altro e quindi può essere un Assolutamente sì, valore? credo di sì. La seconda. Sì. Perché? Perché credo che viviamo per quello, credo che viviamo per. Ecco, non so se viviamo per il singolo momento,
di soddisfazione o Quindi per... piacere, mero piacere, tu dici. Sì. O per una ricerca di una soddisfazione più grande, cioè di placare, non so, senso di vuoto, piuttosto che Una soddisfazione così totale e completa che possa non aver più bisogno di altre piccole soddisfazioni. E Sì, ecco. secondo te può esistere? È difficile che esista. Cioè, potrebbe esistere, non, però non la vedo. Se esiste non la vedo. Non riesco a immaginarmela io, una soddisfazione così grande da poter placare il bisogno di tutte le altre. Secondo te, parlare di senso ha dei nessi con questa questione della soddisfazione? Possono essere la stessa cosa o no? Parlare di Faccio senso, fatica a vederne il nesso. il nesso, nel senso che se tu avessi trovato il senso della vita, o forse l'hai già trovato, della tua vita, avresti trovato anche la soddisfazione? Probabilmente sì. O probabilmente saprei muovermi meglio per trovarla. Avrei una linea d'azione. Non l'ho trovato il senso della mia vita, non... mi sento abbastanza in balia delle onde in questo momento della mia vita. Tu cerchi qualcosa nella tua vita? O hai mai avuto una domanda che ti spingesse a cercare qualcosa? Non per forza qualcosa di concreto, tangibile che uno debba ritrovare, capito? Però anche qualcosa che ti rosicava dentro come una domanda che hai tenuto un po' per te. Sì, credo proprio di sì. Più volte. E addirittura quando ho cercato di darmi delle risposte, mi sono sempre accorto che non erano sufficienti. Ma la domanda si può sapere? O se la dovessi esprimere perché magari la sentivi e non te la sapevi dire? Faccio fatica a dare un nome a quella domanda, perché... Non saprei bene come chiamarlo, non saprei darle un nome. Prova a descrivere allora, senza definirla, prova a descrivere che cosa ti faceva sentire, che Più domanda. volte mi è successo, una volta in maniera fortissima, di avere la sensazione che tutte le convinzioni che avevo crollassero e non avessero più senso. Cioè, tutto quello che mi era stato insegnato a scuola fino a quel giorno della mia vita, tutto quello che avevo studiato al liceo, tutto quello che avevo pensato dei rapporti umani, che in un certo senso disegnavano sensatamente la mia vita, boom, sono crollati, come... In un momento? Sì, Cioè questo è stato un ricordo che hai di un momento preciso. assolutamente sì. Ma rispetto a questo, quello che dicevamo prima della domanda, è perché tu avevi una domanda che si è scontrata con un evento e ha dato quest'esito, o la domanda intendo come un sentire domandante, cioè non una domanda così verbale col punto di Certo. domanda, ti è nato dopo questo evento? Che Credo parlavamo della che domanda. fosse la domanda che stesse spingendo e quindi quell'evento è stato un po' l'apice Che però l'hai aperta del ancora di più, a quanto sentiero. pare. Assolutamente sì. Come sei rimasto? Non avessero più... Sono rimasto sospeso. Mi sono sentito sospeso. Sospeso nella mancanza di riferimento. Ti ricordi in che circostanze è successo? Perché è successo? E anche perché ti ha colpito così tanto, perché dovrebbe colpire così tanto il fatto che mancano tutti i riferimenti, le convinzioni, uno resta così sospeso e rimane così coinvolto, non lo so se con stupore, spavento, A con quali. livello esperienziale è stata una bomba quell'esperienza, davvero. Puoi Cioè, descriverla? mi ricordo che ero come una sera come le altre. A casa di amici, e
Ed è come se fosse cambiata la mia percezione della realtà proprio. Se, non lo so, mi sentivo quasi diverso, quasi molto più presente nel momento e avevo una percezione totalmente diversa anche non lo so, delle persone che mi stavano intorno. In che senso una percezione diversa? Cioè, Era come se era. la normalità fosse andata via, totalmente. E cosa restava? Cioè, la normalità. Stupore e anche in un certo senso paura, perché mi ritrovavo in una situazione Completamente sconosciuta, sì, seppure fosse nota. ordinaria, sì, Ordinaria. assolutamente sì. In questo senso dici tutte le convinzioni che tu avevi sono cadute. Sì. Forse la convinzione di base era il fatto di sapere cosa stesse succedendo. Sì, avere tutto sotto controllo. Dirsi, sono qui seduto, lì c'è una telecamera, ho un microfono attaccato qui, sono Lorenzo, tu sei Laura, anche tu hai un microfono e mi stai facendo delle domande. Questo dà sicurezza, no? Perché in un certo senso, perché Sì, è dà molta come. sicurezza. Sì, Perché che è lì è alla così. portata è conosciuto, è così, è ovvio che è così. Invece. Certo. Invece in certi momenti non è più così. Però puoi dire che ti trovi in una situazione sconosciuta Sì. Sì. e che genera stupore perché non sai quello che sta succedendo. Assolutamente. Perché dici che è stata una bomba? Perché mi ricordo di aver avuto una pelle d'oca come mai nella mia vita quella sera, perché poi sono uscito di casa a questi miei amici e ho avuto un flusso di pensieri velocissimo e stranissimo, non mi era mai successo qualcosa di simile, non mi è più successo, era come se vedessi. La sensazione era quella di vedere le cose come se fossero un negativo di una macchina fotografica, non so come spiegarle esattamente. Però vederle semplicemente senza dover stare a cerebralizzare la spiegazione. Ho pensato in quel momento a tantissime cose dei romanzi che avevo letto, agli insegnamenti della suora al catechismo quando ero piccolino e mi sembravano svelati in un certo senso, come, non lo so. Degli insegnamenti che ti venivano dati al catechismo, quindi delle sacre scritture, delle Sì, nostre però tradizioni. non avevano senso per come mi erano state spiegate, Sì, bensì sì. per come le vedevo in quel momento. Vedevo, non lo so, una metafora di qualcosa, vedevo quello come un. Avevi il senso anche di avere capito qualcosa o subivi solo questa situazione? Avevo il senso di aver capito qualcosa, solo che esaurita l'esperienza, questo senso si è perso in un L'hai certo. scritta? Hai scritto quello che è successo? No, Non l'hai mai non scritta? l'ho Però mai scritto, te lo ricordi abbastanza no. bene. Sì, benissimo. Benissimo. Quando dici che hai il senso, cioè tu hai proprio il senso di aver capito qualcosa lì, che non è stata solo una sensazione, una reazione, un'esperienza fra le tante. No, Cosa che te lo perché fa dire? era una certezza in quel momento, era l'unica certezza che mi rimaneva non lo so, sentivo che era vero quello che stavo vivendo. Qual era l'unica certezza se era tutto straniante, tutto sconosciuto? E non potevi riconoscere qualcosa come certezza, tra l'altro. Mi sembrava vero quello che stavo vivendo. Sì, come dire, scompare tutta la griglia mentale di convinzioni, di nessi, e però. Non scompare tutto. Rimane tutto lì. Rimane tutto lì, ma come?
sicuramente diverso da come viene visto normalmente. Era diverso, era più evidente, non so come Più dire. evidente come quando vedi. Più evidente come? Più evidente nel senso che non c'era nient'altro in mezzo, non c'erano pensieri su dove devo andare, cosa devo fare, ero lì e basta. Più evidente. C'erano solo le cose. Sì. Quindi che era più evidente cosa vuol dire? Che non c'era nient'altro? Tu prima hai detto era più evidente come se non ci fosse nient'altro in mezzo. Sì. Ma probabilmente non c'era una questione di una mente che eri tu che coglieva qualcosa. O sì, o no. Cioè non c'era nient'altro in era mezzo, diverso, non c'era era proprio come niente. Se, era come se mi si presentasse tutto invece che fossi io a questo che volevo cercare, capire. a cogliere. Come se ti si presentasse Sì. tutto. In questo senso più evidente. Sì. Non c'era bisogno di quei nessi logici che mi fanno dire o ti fanno dire questo è un foglio. Cioè non. E quindi rispetto a questo, tornando all'unica cosa che era certa in quel momento. Quello che era certo per me, per come l'ho vissuta, era la sensazione di verità. Tu tutto quello suonava di vero. Era una certezza che non aveva bisogno di conferme. E perché no? Per la sua stessa evidenza, però non riesco a darti una risposta definitiva, non riesco a darti una risposta. Non so perché. Però ti è rimasto questa Sì. forte. Tu parli proprio di vero. Il Sì, vero suonava di. probabilmente. Probabilmente il vero ha anche una sensazione associata, però io credo che noi non possiamo parlare di vero solo come una sensazione. Cioè, vero non può essere solo una sensazione perché allora quando passa la sensazione passa anche il vero. Di solito a vero si attribuisce. Un valore. Sì, valore nel senso che non muta come una sensazione. Profondo. Che è fermo. Se, cioè, se La tu, verità. sì, non qualcosa di Qualcosa vero, di però se tu vero. non sapessi di questo vero, come faresti a dire che è rimasta una certezza mentre proprio tutte le certezze sono svanite? Cioè, se non sapessi che vero è un significato e non solo una sensazione, e in quel momento tutto ciò che era noto, quindi probabilmente anche le sensazioni ordinarie sono saltate perché avevano dei nessi che sono saltati, il vero non può essere solo una sensazione, sennò non sarebbe rimasto il significato di vero. Invece tu dici, mi ricordo, quello che mi è restato è come una sensazione di vero, una certezza. Parli di un tipo di comprensione, Sì. di elaborazione del. Comprensione senza Sì, elaborazione, anche se è una comprensione. comprensione immediata. No. È una comprensione immediata la Sì, tua. un'intuizione. 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 Ecco, questo secondo te, tornando. Questa può essere una soddisfazione. Non so se chiamarla soddisfazione esattamente. Sicuramente mi ha lasciato
uno strascico di pienezza in quel periodo, dopo questa esperienza. Non so se chiamarla soddisfazione, perché non avevo fatto niente in realtà. Ma ti ha aperto, prima hai detto che ti ha aperto una domanda, ti ha aperto più uno stato domandoso, uno stato di domanda, o ti ha Mi esaurito con ricordo una risposta? che ero in un periodo abbastanza brutto dove mi annoiavo, dove non lo so, non mi andava niente bene con l'università o con uno di quei periodi di insoddisfazione in un certo senso. E questa esperienza in un certo senso mi ha dato una spinta per vedere le cose con occhi diversi. Non so, godere anche del fatto di camminare per strada e andare da un posto all'altro, semplicemente guardarsi intorno. Non so se chiamarla soddisfazione questa. E adesso ancora così? Ti Purtroppo no. Perché e io me ne cruccio di questo, perché vorrei che fosse sempre così, vorrei essere sempre entusiasta, vorrei essere sempre, non lo so, vorrei sempre dare il 100%, sempre vivere pienamente. Però effettivamente mi accorgo andando avanti che non è possibile. E quando è che fa soffrire? E quando dici soffrire, che soffrire Un soffrire che mi fa sentire, non lo so, incompiuto, un soffrire che chiede probabilmente senso, appunto, probabilmente chiede, non lo so, in certi momenti mi dico, boh, ma tutto quello che faccio poi doveva finire, dove. Cosa rimane? Che senso ha? questa sofferenza nasce dal fatto di farsi questa domanda che tu hai detto? Perché che senso ha poi fare qualcosa? E Probabilmente sì, è una conseguenza del. perché questa domanda genera questa sensazione? Perché non ha risposta. E come fai a sapere che non ha risposta? Ho parlato con diverse persone di questa cosa e il senso di vuoto è qualcosa di condiviso da parecchia gente. E perché se non fosse condiviso sarebbe meno vero? Potresti pensare che sei tu che hai un problema in questo Sì, senso? però credo che si tratti proprio del senso quello di cui stiamo parlando. Credo che la mancanza sia quella. Come sciogliere la matassa, non lo so, come. Ah, è così, ok. Come risolvere un problema. Non ho capito, vuoi dire che questa mancanza di senso alla fine trova una soluzione che è un senso? In che senso sciogliere la matassa? O Non lo so, è come se avessi bisogno al di. contrario? Cioè questo non senso che tu hai detto, si potrebbe chiamare non senso questa mancanza, ma sciogliere la matassa intendi che è più come trovare un senso o sciogliere la matassa è sbrigliare la questione? Per vedere cosa significa mancanza di senso. Forse la seconda è calzante, dare un senso alla mancanza di senso. Non so se.
Sarebbe soddisfacente forse riuscire a capire perché, il perché di questa mancanza di senso, di questo vuoto. Forse consolante. C'è questa mancanza, per il fatto Ah, stesso che tu sai che sì. mancanza, vuol dire che te ne stai già occupando. Chiaro. Che la sento. Che... Sì, non solo che la senti, ma anche che ti chiedi, non lo so, com'è possibile riempirla, se c'è qualcosa, se c'è un senso che la possa riempire o no. Probabile. Cioè, tu prima hai detto, non lo so se c'è qualcosa che possa dare soddisfazione piena, esauribile. Se ci fosse, forse sarebbe un senso. Allora, secondo te ci può essere questo qualcosa che risponde a questa mancanza radicale? È questione di un tuo problema, prima o poi lo puoi trovare? Probabilmente sì. Probabilmente Da qualche parte un senso ci deve essere. sì. E questo senso che potrei trovare da qualche parte potrebbe essere quello che colma questa mancanza e che pone fine a questa sofferenza di cui abbiamo parlato prima, che è una sofferenza, non lo so, dimmelo tu che sofferenza è. Esistenziale, una sofferenza di... Sì, esistenziale. Ma perché sofferenza? Cioè, perché non trovare risposta alla domanda di senso crea sofferenza? Perché la chiamiamo sofferenza? Perché ci fa soffrire, cioè perché mi fa tremare la voce in questo momento, Ma perché... sofferenza vuol dire che c'è molto di più. Perché ti fa soffrire? Cioè, questa è una domanda che si riferisce a un vuoto che uno sente. Perché rispetto a questa domanda e solo a questa domanda e non altre, a tutte le altre domande che uno si può porre, questa fa tremare la voce? Perché è coinvolgente, perché mi riguarda in Anche prima essere persona. innamorati è coinvolgente, anche Sì. avere paura di essere tirati sotto da un tiro è Sì. È coinvolgente, ma non ha le implicazioni che ha questo tipo di domanda con questo tipo di sofferenza. più transitoria, sono più sensazioni più transitorie sicuramente. E allora questa perché? E questa invece com'è? È stabile, imprescindibile perché... Cioè finché siamo vivi. Perché Allora l'esistenza, basta perché aspettare la siamo... morte, poi qualcosa si pacifica. Cioè, Non lo so. Non ho idea. e se non fosse la fine, dici no. E torno di nuovo con questo vuoto. E perché è così preoccupante? Perché fa stare così la mancanza di senso? Perché non fa riuscire a vivere. Perché è come se... Perché non... Personalmente non mi fa capire in che direzione vado io e in che direzione vanno le cose che faccio. Cioè, mancanza di senso... Ma mancanza di senso, in questo senso tu dici manca l'utilità? Ultima, sì.
non immediata. Lo scopo, Sì, senso come scopo, fine esatto. del fare le cose, del vivere, dell'esistenza tutta. Sì, in questo Perché? senso, in questo senso, sì, scusate la ripetizione. Sì. Manca lo scopo ultimo, sicuramente. E molto probabilmente, andando in là con gli anni, durante la vita, ci si dice, forse lo scopo ultimo è fare dei figli, crescerli bene, lasciargli un mondo migliore, il sistema, però non so, c'è sempre qualcosa che non torna. Sì, perché se questo fosse lo scopo ultimo, tu ti chiederesti, ma perché c'è? Perché proprio questo? Perché c'è lo scopo ultimo? Sì. Perché lo scopo ultimo deve essere. No, questi sono sicuramente dei valori e degli scopi, ma quando dici che qualcosa non torna, forse proprio non che manchi lo scopo ultimo, ma che ci sia a questo punto. Se lo scopo ultimo, pensa, lo scopo ultimo della vita è. Ti parlo di tutte questioni che hanno senso, che hanno valore, ma magari non in senso ultimo. Se ti dicessi lo scopo ultimo della vita è che tu lavori, guadagni, riesci a rendere le tue giornate interessanti da un punto di vista estetico, musicale, per esempio, che produci qualcosa di interessante, magari lo riesci a vendere, riesci a vivere della tua musica, riesci a essere soddisfatto, a far ascoltare altre persone la musica e questo potrebbe essere lo scopo ultimo della tua vita. Probabilmente sì, però credo che non darebbe risposta alla sofferenza, non darebbe risposta, non colmerebbe il senso di vuoto di certi momenti, probabilmente. Tu dici che questa domanda crea sofferenza perché, prima hai detto, perché non ha risposta. Sì. E abbiamo provato a fornire dei vari tipi di risposte. Per alcuni potrebbero essere delle risposte esaurienti, cioè uno di questi potrebbe essere lo scopo ultimo della sua vita, fare dei figli oppure una realizzazione professionale, potrebbe essere. Tu invece hai detto una domanda di senso, qualcosa che non ha una risposta ultimo. E come ti lascia qualcosa che non ha una risposta ultimo? Ultima. Un perché ultimo, una risposta ultima, come ti lascia? Sospeso. Con un senso di troncatura, incompiutezza, non finito, e poi. Ma anche l'esperienza di cui mi hai raccontato, c'era sospensione ed eri sorpreso, euforico. Ero sia euforico che impaurito. Hai ricevuto così tanta energia che hai detto che sei andato avanti cercando di guardare il mondo così, dopo che sei rimasto sospeso, che ti sei chiesto, ma cosa succede? Sì, forse sarebbe bello riuscire a continuare a. A vivere come un bambino che guarda tutto con Per la prima volta. stupore, sì. Perché nella prima sospensione tutto visto come se fosse per la prima volta e in questa seconda, tra virgolette, seconda e prima, cioè rispetto all'esperienza, quella sospensione era visto tutto come per la prima volta, invece nella sospensione in cui ti lascia la domanda di senso. Non è visto come per la prima volta. Anzi, è visto come noioso, è visto come. Ma perché anche la noia non è vista come per la prima volta, come nell'altra esperienza? L'altra esperienza ti ha fatto vedere che è possibile vedere tutto, anche la percezione, come per la prima volta. Invece la domanda di senso è come se mettesse tutto in sospensione, tranne.
una cosa. La noia, per esempio. Tranne le sensazioni negative, sì, tranne la sofferenza e tranne. La noia è una sensazione negativa. La noia sì, è una sensazione negativa. Per me è una sensazione negativa, una sensazione di cosa faccio? Una sensazione di pesantezza, come essere impastati in una specie di blob di fango, vivere così, trascinati. Trascinandosi. Credo che sia una sensazione abbastanza diffusa in giro. Credo che molti giovani facciano uso di sostanze pesanti ripetutamente per questo motivo. Ma cosa succede nella noia? Perché è vista solo come negativa? Un aspetto è quello del non riuscire più a fare nient'altro, nel senso, no, un aspetto della noia è quello di non riuscire più a credersi totalmente in quello che si fa. Giusto? Sì, E il sì, fatto di sentirsi poi appesantiti nel continuare a farlo è un di poi. Un aspetto della noia è che non ti fa credere totalmente in quello che tu fai e quindi ti fermi. Anche i bambini si sentono annoiati e smettono di giocare. E quindi diventa più pesante dopo continuare a fare quello che facevi prima, sapendo che c'è stato un momento in cui non ti sei più creduto. Non aveva più senso, tra virgolette. Certo. Questo è un aspetto della noia, ma perché è una sensazione negativa?